Bisognerebbe sorvegliarla. Ah, finché balla. Ma hai sentito che cosa ha detto il signore? Non perderla d'occhio un istante. Voglio la signora. Ehi, di che non c'è? Le assicuro che la signora non è in casa. Che cosa fa? Telefona. Lo vedo, ma ti avevo detto. È entrato improvvisamente mentre telefonavo. Ma Luisa, ma possibile che non mi riconosci? Riconosco, ma una bella fissazione la sua. Le ripeto che io non l'ho mai vista né conosciuta. Mia moglie è impazzita. Ah, sì, io stavo dettando una lettera alla mia dattilografa. Quando? Stamattina, prima di colazione. A che ora? Ma lo so, saranno state le 10:30. È entrata mia moglie, mi ha guardato un momento, ha gettato un grido ed è fuggita via. C'è di peggio. Che cosa? Che non mi riconosci più. Amnesia parziale o, più precisamente, lacuna fisionomica. Immagini che il cervello umano sia come una centrale telefonica. Lei, in questo momento, per il cervello della sua signora, non esiste. Il filo si è spezzato e non c'è stato mai motivo di dissenso, liti violente. L'altro giorno abbiamo discusso per la macchina. Ah. Io ho un'automobile americana che va benissimo. Mia moglie vorrebbe cambiarla. Ad un tratto è entrata la signora e mi ha detto: ma con chi sta parlando mio marito? Ha riconosciuto la mia voce. Finalmente sei tornato. Ma come mai non ti sei fatto vedere tutto il giorno? Un caso rarissimo. Pensi che se ne presentano solo 2 casi al mondo. Sua moglie è affetta da epistasi fisionomica, il fenomeno più interessante che si possa presentare all'indagine di uno scienziato. Il filo spezzato. Ma che filo? Ho quasi spezzato tutto. È saltata tutta la centrale, caro professore. Che bisogna fare? Niente. Niente. Aspettare e non contraddirla. Quello è un amico. Stai attento che quello è matto. Matto, no, mi piace sempre scherzare. Sei un bel cretino questo tuo amico? No, povero. Professore, ma che cosa dice? Cosa dice che non lo sento? Che sei un bel cretino. Ah, caro, ti vogliono? Ah, le sequestrano il mobilio. Ma scusi, ma a me che me ne importa? No, scusi. Se sapesse come rovina i vestiti mio marito, non gli durano più di 6 mesi. Con quella maledetta abitudine che ha di tenere le mani sempre affondate nelle tasche della giacca, vero? Ma se niente, il vermut ti fa male. Ah, mi fa male. Sì, caro, il medico te l'ha proibito, se lo scorda sempre. Vabbè, va, non faccia complimenti. No, che ora che me lo ricordo, pure a me il medico l'ha proibito. Ah, capitato in un momento che avevo certi nervi. Ah, sì, perché? Marcella è proprio una vipera. Marcella? La conoscete? Io? No, io. Mi ha detto: ti ho vista ieri sulla tua magnifica macchina. Che c'è di male? Che c'è di male? La mia magnifica macchina! Eh già, perché lei ha una coupe royale e noi abbiamo quell'indecente ferro vecchio. Lui la conosce la nostra macchina? Beh, non so. Oh, ma bisogna che la veda. Eccola là, vicino al cancello. Quella che sembra un camion. Ma non è mica un camion, no, è la nostra magnifica macchina. Adesso non esageriamo. Esagero? Ma sì, innanzitutto non mi sembra il caso di demalignarsi l'esistenza per così poco. La nostra macchina sarà un po' vecchia, ma non è mica da... Ma è orribile. Orribile. Ma sì, decente, come si fa a tenere una macchina così? Ma si fa benissimo. Se vuoi puoi darla via. Darla via? Caro, sei disposto a cambiarla? Ma quando vuoi. Ma scusi, ma chi ha? Cosa le prende? Io? Mi prende che questa è una sciocchezza. Eccoci qua. Dov'è quel discolaccio di tuo marito? Eccolo. Oh, caro, vieni qua fra le mie braccia. Oh, deve essere la zia di Luisa. Quella che vive in Inghilterra. Quella che scrive. Bisogna venire in Italia per vedere dei bei giovanotti. Chi è quel signore? Felicissimo. Evelina, di al signore le tue impressioni sull'Italia. L'Italia è bella, bellissima, è il giardino d'Europa. Non vi chiedo se siete felici, giovani, belli, innamorati, proprio come quella coppia di sposi che ho descritto nel mio ultimo romanzo. Luce di anime. E il caro zio? Come sta il caro zio? Lo zio, figliuolo mio, lo zio non esiste più.
Ah, già, vero, scusa, zio, non ricordavo. È morto, poveretto. Ma che è morto? Crepa di salute. Ah, e che cosa fa di bello? Che cosa fa di bello? Che cosa fa? Quello che ha sempre fatto. Il porco. Scusi, lei è sposato? Io no, no. Oh! Se quella viene a sapere che mia moglie è matta... Ma lo racconta a tutti. Ci scrivo una novella. Spero che vorrà gradire la nostra cena. Sì, sì, la gradirò molto. Non le nascondo di avere un certo appetito. Appetito? Non mangio che verdure. Quel tuo amico è un bravo giovine? Oh, sì, bravissimo, bravissimo. Oh, e che cosa fa di bello nella vita? Che cosa fa? Niente. Oh, niente, bene, magnifico. Allora vuol dire che è ricco. Evelina, fai tu gli onori di casa. Accompagna il signore. Sì, mamma. Sì, pensa che possa farmi male, eh? Che cosa? La bistecca che ho mangiato. Ma che cosa vuole che le faccia? Se mi dai un bacio ti dico di sì. Che? Che ti do la canzone? Ah! Oh, Luisa, ma t'ho già detto che hai una casa meravigliosa. Questa bella libreria. Via! Farei aprire il muro e installare qua un bellissimo camino. Sì, sì, è un'ottima idea. Senti, per un momento, caro, si butta giù quel muro. Ma che magnifica idea! Ma che camino? Ci sono i termosifoni che vanno benissimo. Si abbattisce giù quel muro. Magnifica idea! Abbattiamo quel muro, abbattiamo quest'altro. Evelina, scommetto che tu vuoi andare in giardino a vedere la luna. Ma c'è freddo, mamma. Evelina, tu vuoi andare in giardino a vedere la luna? Sì, mamma. Vorrebbe essere così gentile da accompagnare la mia piccola Evelina a vedere la luna. Questo amico è innamorato. Io non mi inganno, sono abituata a sondare le anime. E anche Evelina è innamorata. Non hai mica pensato a un matrimonio? Non vuol prendere moglie? Che cos'è che vuole fare? Il parassita? Perché per me lo scapolo è un parassita, un essere inutile, un peso morto. Un peso morto? Domani mattina alle 8 noi andiamo a vedere la via Appia Antica. Ho capito! Buonanotte. Perché sorride, signore? Niente, un'idea buffa. Che una versione a lei sembra proprio che io le dia i nervi. Io cosa voglio fare? Voglio cercarle moglie. Ah no, la ringrazio, non si incomodi. Ho come l'impressione che lei sia uno di quegli uomini che ha proprio bisogno di un bel guinzaglio. Ah, se fosse mio marito. Se fosse suo marito, signora, cosa farebbe se fosse suo marito? Me lo dica, cosa farebbe? Ma anche questo non glielo posso dire. Io confido molto sul riposo notturno. Ma perché? Lei crede che al risveglio i fili si riattaccano? Domani mattina la malata si deve svegliare di soprassalto. Oggi ha dato ordine di preparare un letto nella mia camera, sa? Io e mia moglie... Sì, nella mia camera, perché io e mia moglie dormiamo in camere separate. Ma che non potevamo fare stasera l'esperimento? Io sarei entrato in punta di piedi, avrei acceso la luce, Luisa, lei Paolo, e tutto sarebbe finito. Sono arrabbiatissimo! Queste sono cose che non si fanno! Satiro! Caccialo via! Via! E che non metta mai più piede in questa casa! Sì, sì, giusto! Cacciarlo via? Fatto l'esperimento! Ma quale esperimento? Quale esperimento? Calci, ti prendo se ti vedo ancora! Gli ho dato anche 4 schiaffi! E ti pare che bastino? Ucciderlo, dovevi ucciderlo! Uno sbaglio di camera, ecco. Uno sbaglio di camera! Mi ha afferrata per un braccio, ha acceso la luce e mi ha gridato Luisa! E mi guardava con un sorriso ebete mormorando, sono io. Bisogna anche ragionare. Ma tu non ragionavi quella volta a Sanremo, durante il viaggio di nozze, ti ricordi? Quell'inglese alto e grosso, ti sei avventato come una furia e giù botte d'orbo. Meritavo una lezione, ecco. Meritavo una bella lezione, te ne sei prese tante, poverino. E nei primi tempi si è diffidenti, sospettosi, come... come chi si è impossessato di un tesoro e abbia paura di perderlo, ecco. E adesso? Adesso sono sicuro di non poterlo perdere. Non sarebbe il caso che tu adesso andassi a dormire? Ti ricordi quella volta a Viareggio? Sì. Sì?
così? Sì, quando facevamo il bagno. Ma no, sciocco. No. Io ricordo tutto, sai? Sì. Come fosse ieri. Che bella memoria. Paolo. Ah? Siamo a Viareggio. No, siamo a Roma. Senti. Che cosa? Il rumore del mare. No, è tua zia che è russa. Prima siamo andati a vedere le onde dalla finestra. Ecco, brava, andiamo a vedere le onde dalla finestra, andiamo. Di là si vedono le onde. Di là? Di là. Come grave? Ha chiamato, cosa bisogna fare? Non lo so. Ma come non lo sa? Dico, è medico o non è medico? Che io? Sì. Medico? Medico, il caso è nuovo e la scienza non ha elementi. Ah no, allora sai che le dico? Io ci vado. Ma per carità. Che figura ci faccio? Gli amici che entrano ed escono alla camera di mia moglie. Ma mi scusi, ma se non è sua moglie? Poi la signora lo riconoscerà, io sarò costretto a prendere la scarpa e saremo punto e da capo. Sa che saremo punto e da capo. La camomilla per il signore. Vieni qua, dai a me, la prendo io che ne ho più bisogno. Ha dormito bene? Io? Professore, dormito. E se ne vanta? Io? Non me ne vanta affatto. Ah, proprio una bella protezione. Approfittare così di una malata. Com'era? Ah, com'era, professore, come voleva che... Un vulcano, un ardore, un uragano. No, 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 la prego, mi risparmi i dettagli, ecco. Ma avete fatto pace? Sì, sì, perché ha spiegato che, insomma, è stato tutto chiarito, ecco. A lei invece ha pensato la mia piccola Evelina? Su, dammi lei, darò. Sì, mamma. Dove m'attacco? Muovo. Io ho la mia clinica, io ho i miei malati. Una malattia così interessante. Ma che interessante, interessante. Ed è come ci sono due soli case, una a Miami e una a Pernambuco. Appunto, che cosa vuole che interessi alla scienza di una malattia dove ci sono solo due case? E chi è? La dattilografa. Dille che poi le manderò delle lettere di referenza nel caso in cui non trovasse lavoro, eh? Che non mi chiami più, salutamela. Che noi dobbiamo riprodurre scrupolosamente le stesse condizioni di ieri. Unica differenza che al posto suo ci sarò io. Buongiorno, signor avvocato. Grazie per la busta, eh. Si mette in equipaggiamento da lavoro. Così? Dobbiamo riprodurre scrupolosamente... la stessa condizione che precedeva immediatamente l'ingresso della signora. Dall'istanza, interlocutoria, inoltrata... Scusi, ero seduta qui, così. Ma facciamogliela vedere, ma dopo tutto che cosa c'è? Ma signorina... Eccola qua! Ma perché non me l'ha detto subito? Mi sembrava una cosa senza importanza. Adesso l'abbraccio io come l'abbracciava l'avvocato. Birbante. Calma, non si muove. Paolo, fuori, via da questa casa. L'ho scoperto mentre baciavo un'altra donna. L'ho visto io, non era lui. Era il suo amico. Così. Lui era qui. La stringeva forte, forte, forte. E gli davo tutti i baci nel collo così. Mammina, ma l'ho visto io con i miei due occhi! Quando la mamma dice una cosa è quella! Però era lui! Tuo marito l'ho scoperto mentre baciava la dattilografa! Ma sei proprio sicura che fosse lui? Certo, l'ho visto con i miei due occhi! Questa è bella! E tra voi deve essere tutto finito! Finito! Sì. Ho baciato la dattilografa, va bene? Ho baciato la dattilografa! Professore, senta, io non ne posso più! Ma io... sono mai stata pazza. Ma come, lei non è pazza? È arrivato lei e allora il gioco mi ha tentato. Dunque lei si è presa così garbatamente il gioco della scienza e di chi modestamente la rappresenta. Mi spiace davvero così tanto aver fatto per un giorno la parte di mio marito. No. I pazzi possono fare qualunque cosa. Possono commettere anche la pazzia di guarire. Sia come... annebbiata, confusa. Ieri sera, quando lei mi ha detto... Ieri sera? E che cosa è accaduto ieri sera? Non ricordo più nulla, mi sento così stordita, così annebbiata. Se dovesse impazzire un'altra volta... La farò chiamare immediatamente e mi impegno sin d'ora, sarà il primo. Speriamo. Ma chi è quel signore? A chi?
Quello? Ah, lui è un vecchio amico, ma vecchissimo, un compagno di scuola. Grazie, lei è un grande. Oh.